Display da 2300 nit, Snapdragon 8 di seconda generazione e 4 fotocamere tutte da 50 megapixel. Insomma, questo Xiaomi 13 Ultra ha tutte le carte in regola per essere lo smartphone più completo del mercato, ma il segreto del comparto fotocamere non è solo il sensore da un pollice che abbiamo già visto con le generazioni precedenti o con il 13 Pro, perché in realtà si nasconde in questa scritta. Allora ragazzi, finalmente è arrivato il momento di parlarvi di questo Xiaomi 13 Ultra. Lo stiamo provando da un pochino di tempo. C'è chi dice che arriverà in Italia verso giugno, prima si parlava di maggio. Alcuni addetti ai lavori dicono che invece non verrà proprio introdotto nel nostro mercato. Fatto sta che abbiamo avuto modo di provare la versione cinese, quindi software in inglese, tutti i servizi Google funzionanti. Se volete acquistarlo, in basso vi lascio il link per tutte le versioni disponibili, costa circa 1000 qualcosa. Ed io, sapete che non amo Xiaomi, ma è indubbio che questo prodotto mi ha proprio stupito, soprattutto per quanto riguarda una caratteristica delle fotocamere. Perché grazie ai suoi sensori, tutti uguali, almeno in quanto a risoluzione, grazie soprattutto alle ottiche che sono state realizzate in collaborazione con Leica, quindi Leica non ha lavorato solo sul software con i due filtri che ormai conosciamo bene, ma ha proprio contribuito a sviluppare le ottiche. Questo è il primo smartphone che vi fa tornare un pochino indietro nel tempo, un tempo in cui non c'era la fotografia computazionale. Con lo Xiaomi 13 Ultra è bello scattare fotografie, proprio perché non si hanno scatti modificati dall'intelligenza artificiale di Xiaomi. Anzi, vi dico un'altra cosa, quando entro in gioco l'intelligenza artificiale di Xiaomi, le immagini mi lasciano un pochino perplesso, ma vediamo assieme come va. E come sempre facciamo con le versioni ultra di Xiaomi, partiamo al contrario. Visto che la fotocamera è il punto chiave di questo smartphone, iniziamo a parlare proprio di questo. Ora, guardando esclusivamente la scheda tecnica, va detto che il brand ha fatto un passo in avanti per quanto riguarda i sensori del comparto fotocamere, e non per quello principale, che continua ad essere il Sony IMX989 da 50 megapixel che abbiamo visto sia nel 12S Ultra che nel 13 Pro, ma per tutti gli altri, perché sono tutti da 50 megapixel. La fotocamera principale quindi utilizza questo sensore da un pollice, che poi ok, non è grande, è proprio un pollice, con lente sferica 8P, stabilizzazione Hyper OIS sul sensore e apertura variabile di f1.9 e f4.0. L'ultra wide è un Sony IMX858 e sarà questo il sensore che ci accompagnerà con tutte le altre fotocamere. Quello ultra wide ha un'apertura f1.8, così come lo zoom 3.2x, e poi c'è uno zoom periscopico 5x f3. Sono tutti stabilizzati tranne l'ultra wide. Insomma, è inutile sottolinearlo, quello dello Xiaomi 13 Ultra è uno dei migliori comparti fotografici mai visti su uno smartphone, perché bilanciato, il gap qualitativo tra le diverse ottiche è stato ben gestito, anche se poi vedremo che di notte effettivamente l'ultra wide ha qualche difficoltà in più. Ma una cosa va detta: è pur vero che il nuovo smartphone di Xiaomi ha l'apertura variabile sull'ottica principale, però è solo due stop. Nelle impostazioni, quando si scatta soprattutto in modalità Pro, si può scegliere se scattare a 1.9 e a 4.0, ed è quindi un sistema leggermente meno completo, per esempio, del Huawei P60 Pro, vi lascio la recensione in alto, che permette di gestire l'apertura variabile a 10 stop, quindi anche agli stop intermedi tra, insomma, quello iniziale e quello finale. Detto questo, però, la presenza del sensore Sony IMX989 si fa sentire in qualsiasi scatto si vada a produrre, ma l'alma segreta dello Xiaomi 13 Ultra è un'altra, come vi dicevo prima. L'obiettivo Leica Zoom Micron, realizzato proprio dall'azienda tedesca per Xiaomi, con la stessa precisione che contraddistingue le proprie ottiche professionali. In tutta sostanza, grazie a questa precisione su scala nanometrica delle lenti che sono state utilizzate in questo smartphone, soprattutto quando si scatta con la fotocamera principale, un occhio più allenato noterà immediatamente l'assenza quasi totale di aberrazioni cromatiche e flare, ed è proprio questa qualità che rende più piacevole andare a scattare foto, scegliendo di volta in volta poi l'ottica che si vuole utilizzare senza farsi troppi problemi. Ora, il metaverso di questi giorni non mi ha dato modo di scattare immagini in condizioni di bel tempo, in condizioni luminose, per questo sono andato da un mio amico tatuatore che è molto famoso nella zona anche per i suoi dipinti, che sono esposti in una galleria d'arte con un'illuminazione molto cupa e che la maggior parte degli smartphone non riesce bene a gestire. Ora, guardate questa foto, questo è un dipinto, è scattata in punta e scatta con la fotocamera principale, quindi senza utilizzare la modalità notte. Nonostante l'ambiente era molto buio, e noterete sicuramente l'ottima gestione della gamma dinamica, dei chiaroscuro, l'assenza di aberrazioni cromatiche, il gran numero di dettagli, anche perché facendo un crop si riesce addirittura a vedere la trama della tela.
proprio sulla quale è stato realizzato il dipinto. Ora, in tutta sostanza, con Xiaomi 13 Ultra è un po' come se si tornasse indietro del tempo, quando si fotografava in maniera tradizionale. Sapete quella fotografia meccanica in cui l'intelligenza artificiale poi non serve per ottenere scatti di questa qualità e con la quale poi si riesce a riscoprire l'autenticità delle foto? Detto questo, poi è inutile dire che in condizioni di buona luminosità le foto scattate con il 13 Ultra siano di ottima qualità, la gestione del colore è buona ed è diversa da quella vista negli altri Xiaomi ed ha una gamma dinamica di qualità fantastica. Ora, io continuo ad essere non proprio contento del fatto che Xiaomi costringa a scattare utilizzando uno dei due filtri Leica. Sinceramente mi sarebbe piaciuta la possibilità anche di disattivare questi filtri, però tutto quello che riguarda l'elaborazione software, cioè tutto quello che riguarda l'intelligenza artificiale che quando non ce la fanno le ottiche tende a pulire l'immagine, a renderla meno naturale, non capita spesso che venga attivata ed è una cosa che si vede anche quando si scatta di notte, perché effettivamente la modalità notte non si attiva praticamente quasi mai in modalità automatica. Questo vuol dire che il sensore più grande e le lenti di qualità riescono a far catturare proprio più luce ed è una cosa veramente eccezionale. Perché? Perché vedete, ricordate le vecchie foto che si scattavano con gli Xiaomi dove ok c'era un bel effetto da pubblicare sui social con le foto scattate di notte in cui però gli ambienti venivano illuminati in maniera poco naturale? Ecco, sappiate che questa cosa non capita con questo smartphone e qualsiasi scatto si andrà ad effettuare con questo dispositivo sarà uno scatto naturale, vi permetterà proprio di catturare il momento proprio come lo vedete, proprio come si farebbe con una fotocamera di tipo tradizionale, quindi senza tutte quelle modifiche fatte dal software per rendere le foto più pulite, con più dettaglio. Sapete, certe volte sparano al massimo la nitidezza o comunque tendono a togliere il rumore. Beh, con questo smartphone tutte queste cose non ci sono e questo proprio perché tutto il comparto fotocamera è stato veramente progettato a puntino. È come se Xiaomi, e adesso lo vedremo anche per quanto riguarda l'hardware e le prestazioni, non avesse progettato uno smartphone in cui mettere una buona fotocamera, ma è come se avesse progettato una buona fotocamera attorno alla quale puoi mettere anche un buono smartphone. Si può anche scattare in formato RAW a 14 bit, mentre i video supportano il formato LOG a 10 bit. Ed è proprio per quanto riguarda i video che la presenza della stabilizzazione ottica su tutte le focali, tranne l'ultra wide, come vi dicevo, dà moltissimi vantaggi. Poi tutte le fotocamere possono registrare fino a 8K a 30 frame per secondo, quindi qualora vogliate video in 4K a 60 frame per secondo, che secondo me è la risoluzione diciamo più umana da utilizzare, potrete farlo con tutte le fotocamere e i video realizzati saranno di ottima qualità. Però c'è una cosa che mi fa incazzare di questo comparto fotocamere di questo Xiaomi ed è la frontale. Ok, è di 32 megapixel ma non c'entra niente con lo smartphone, ragazzi, perché gli scatti che fa si vede che vengono molto puliti dal software di Xiaomi e quando il software di Xiaomi entra in mezzo le foto le rovina sempre, tant'è che gli scatti realizzati con la frontale hanno troppa nitidezza, si vedono troppi pori. Poi anche qui si scattano, però per forza bisogna usare due filtri, uno che è quello che proprio pompa al massimo la nitidezza e poi l'altro che praticamente ti fa la pelle come se fosse fatta di burro, ti smagrisce, insomma ti rende più giovane e magro, non lo so, insomma queste sono cose che insomma sicuramente apprezzano i cinesi. Ma la cosa peggiore è che la fotocamera anteriore registra in full HD a 60 frame per secondo, quindi chi acquista questo smartphone sicuramente lo acquisterà per creare contenuti, anche per creare contenuti, e avere una fotocamera frontale di questa qualità è veramente un passo falso. 10 lode anche per il display. Ok, Xiaomi ci ha sempre abituati bene, però con il 13 Ultra si è superata e no, non utilizza un pannello di Samsung, bensì il C7 di TCL, che è un brand partner di Xiaomi, e devo dire che la scelta è stata azzeccata perché il pannello sì, è una AMOLED VQHD Plus da 6,73 pollici, ma la cosa incredibile è che raggiunge una luminosità di picco di ben 2600 nit, con refresh rate dinamico ovviamente a 120 Hz. Il brand assicura che il pannello è in grado di raggiungere una luminosità tipica di 1300 nit e lasciate che ve lo dica, abbiamo fatto dei test ed effettivamente nei nostri test abbiamo raggiunto un valore molto prossimo a quello dichiarato dall'azienda, ci sono fermati poco dopo i 1200 nit ed avere 1200 nit come luminosità tipica, cioè vuol dire quando insomma si regola manualmente la luminosità del display, è una cosa ottima, anche perché c'è un sensore di luminosità che gli permette un'ottima gestione della retroilluminazione. Per esempio, in una giornata in cui fuori è molto luminoso, si esce fuori, lo smartphone spara a 1500 nit. Quando si attiva l'HDR, poi ok, va ancora oltre, però diciamo che questi 1500 nit sono già un valore che
tipici, non abbiamo mai trovato uno smartphone, poi si entra dentro e la luminosità scende intorno ai 400-500 nit. Quindi questa cosa sommata a un PWM dimming di 1920 Hz, insomma, rende molto piacevole proprio guardare lo smartphone. E va detto che il PWM dimming è anche automatico, quindi veramente Xiaomi dal punto di vista del display ha fatto un ottimo lavoro. Sebbene poi non sia il principale punto di forza dello Xiaomi 13 Ultra, un piccolo approfondimento sull'hardware e sulle prestazioni è doveroso, perché sono convinto che, anche se in molti mi dicono che i benchmark non sono importanti, secondo me sono un buon punto di partenza per capire come ha lavorato il brand. Ora, trattandosi di un dispositivo animato dal nuovo Snapdragon 8 di seconda generazione, che è affiancato da memoria RAM di tipo LPDDR5X e memoria UFS 4.0, è ovviamente un dispositivo velocissimo, privo di lag, in grado di portare a termine tutte le operazioni più complesse che si possono chiedere, insomma, ad uno smartphone. Va detto però che dopo i benchmark approfonditi che abbiamo eseguito in questi giorni, e chi mi segue su Instagram li ha visti perché io li pubblico sempre su Instagram in tempo reale quando provo i telefoni, devo dire che questo Snap 8 di seconda generazione l'ho trovato un pochino sottotono su questo 13 Ultra. A prescindere dai punteggi nudi e crudi, ciò che mi ha lasciato ancora più perplesso è che la gestione delle frequenze del SOC è ancora più conservativa di quelle che abbiamo visto sullo Xiaomi 13 Pro. Ora guardate questo grafico e noterete come nello Xiaomi 13 Ultra il processore tenda davvero ad essere limitato anche nelle prestazioni, i picchi sono più bassi. Lo Xiaomi 13 Pro era più o meno intorno all'80% come media di prestazioni del SOC, qui insomma è molto più altalenante e ci sono molti più picchi verso il basso, questo vuol dire che il processore viene un pochino fermato. E in tutta sostanza cosa vuol dire? Vuol dire che con lo Xiaomi 13 Ultra si hanno le prestazioni massime, ma per poco tempo, poi le cose incominciano un pochino a rallentare. Vabbè, comunque stiamo parlando di prestazioni altissime, sia chiaro. Ma questa è una cosa che non mi è piaciuta, soprattutto perché il brand ha super sponsorizzato il suo nuovo sistema di raffreddamento Loop Liquid Cool, che utilizza del liquido messo in una canalina aerospaziale, tutte sciocchezze. Effettivamente è un sistema che, per quel che mi riguarda, non funziona, anche perché lo smartphone tende molto a scaldarsi, soprattutto nella zona del camera bump. Ad ogni modo l'audio in capsula è ottimo, così come quello stereofonico, che è gestito da due speaker indipendenti di ottima qualità. Buona la ricezione alle reti wifi, così come quella alle reti cellulari. Anzi, per conoscere tutte le bande compatibili con il modello cinese, in basso vi lascio la recensione testuale in cui ovviamente trovate tutti i dettagli più tecnici. Ovviamente il sensore di prossimità è di tipo tradizionale, proprio come in tutti i top di Xiaomi che abbiamo visto quest'anno, e continua ad essere presente il Blaster IR. E poi c'è una cosa che mi è piaciuta molto fatta da Xiaomi, anche se poi vedremo, è anche un piccolo controsenso per quanto riguarda il cavo che esce in co- vabbè, comunque non voglio spoilerarvi troppo. Finalmente ce la porta USB 3.2, yes. E ora parliamo di una caratteristica un pochino più umana, molto soggettiva, cioè il design. Ve lo dico subito, non sono un fan del design di questo smartphone, ma va detto che il brand continua a distinguere bene le versioni ultra da tutta la sua lineup. Le dimensioni e il peso sono molto importanti, lo spessore raggiunge i 9 mm nella zona del camera bump, una zona che poi ha questa sezione molto più spessa a mo' anche di fotocamera, ed il peso è di 227 grammi e credetemi, in tasca ma anche in mano si sente. Ma nonostante questo va detto che la pelle posteriore e la cornice in alluminio con bordi a taglio netto rendono la presa del dispositivo piuttosto salda e per niente scivolosa. Poi la pelle con cui è realizzata la cover posteriore è realizzata in silicone, ma è trattata con delle nanoparticelle che non solo la rendono molto resistente all'usura rispetto alle pelli vegane tradizionali, diciamo così, ma è anche antibatterica. Però devo dire che questo camera bump è veramente molto grosso, insomma, quando si appoggia lo smartphone sulla superficie piana veramente si fa notare. Quindi se dovessi giudicarlo esclusivamente per l'aspetto estetico, non potrei dire che si tratta di uno smartphone bello, però ovviamente il mio è un giudizio molto soggettivo. Anzi, fatemi sapere se vi piace questo smartphone con questo design. In Cina poi Xiaomi ha anche introdotto assieme allo smartphone un kit fotografico che alla fine non è che serve tanto, secondo me, che lo rende, diciamo, molto più fotocamera e con il quale si può effettuare uno zoom progressivo. Vabbè, comunque non mi sembra niente di eccezionalmente eccezionale. E poi è uno smartphone certificato IP68. Il sample dello Xiaomi 13 Ultra che abbiamo in prova è ovviamente una versione cinese sulla quale sono presenti i servizi Google ed è possibile utilizzare il Play Store e tutte le applicazioni senza alcun problema. Ad oggi è animato da Android 13 personalizzato dalla MIUI
14.0.11, però sono sincero, non perderò molto tempo a parlare di questa interfaccia grafica perché effettivamente non è quella che vedremo quando lo smartphone arriverà in Italia. Ad ogni modo, chi legge le mie recensioni saprà che non sono un fan della MIUI e che la trovo troppo invasiva come personalizzazione, ma va detto che nell'ultima versione della GUI del brand il sistema è molto completo, è fluido, funziona molto bene, anche se devo dire che io non prenderei questo software come punto di riferimento per una recensione, perché sappiamo quanto le versioni global siano diverse da quelle cinesi. Molto spesso le versioni global vengono anche alleggerite di alcune funzioni che secondo me sono pure sfiziose in quella cinese. La batteria integrata nello Xiaomi 13 Ultra è una 5000 mAh ed anche se rispetto allo Xiaomi 13 Pro ha una velocità di ricarica più lenta, va detto che rispetto a 12S Ultra qualche passo in avanti è stato fatto in termini di ricarica. Ora, nonostante la gestione del stock piuttosto conservativa, lo smartphone non ha brillato tanto in quanto ad autonomia, non sono mai riuscito ad arrivare a più di 5 ore e mezzo più o meno di display acceso, poco male però perché con un utilizzo medio sicuramente si arriva a fine serata, e la ricarica a 90 watt, che non è tra le più veloci del mercato, comunque lo riesce a ricaricare in circa 40 minuti. Adesso vediamo a quel controsenso. È pur vero che Xiaomi ha integrato questa porta USB di nuova generazione, bla bla bla, ma nella confezione esce il caricatore a 90 watt che è USB-A e il cavo è un USB 2.0. Ora, hai fatto tutto questo ambaradan per un prodotto del genere, ti va a perdere sul cavetto USB 2.0. Dai, Xiaomi, su. Ad oggi Xiaomi 13 Ultra non è disponibile in Italia, né abbiamo una data certa della sua introduzione nel mercato occidentale della versione global. Qualora vogliate acquistarlo, potete farlo tramite il link che vi lascio in basso, vi lascerò diversi link per le diverse versioni che sono disponibili. Si parte con 1.077 euro per la versione 12256, che però, come vi dicevo, ha il software cinese, lingua inglese e tutti i servizi Google funzionanti. E quindi sì, ragazzi, Xiaomi 13 Ultra potrebbe essere uno degli smartphone più completi di questo 2023, non solo per la fotocamera, ma anche per gli standard altissimi che ha del display e, diciamo, il bilanciamento generale che ha questo smartphone. Probabilmente è il primo smartphone che, come vi dicevo, scatta sfruttando tutte le potenzialità dei sensori e delle ottiche e utilizzando davvero poco il software di intelligenza artificiale per pulire le immagini, eccetera, eccetera, eccetera. L'ho detto 30 volte. Ok, non è tra gli smartphone con lo Snap 8 di seconda generazione più veloci che ci sono in circolazione. Nonostante la batteria sia molto capiente, non è sicuramente un battery phone, però ragazzi, il display è qualcosa di eccezionale. E poi è divertente utilizzarlo per farci le foto. L'unico suo vero problema continua ad essere questo, ma per questo, diciamo, vi do appuntamento alla prova quando e se ci sarà la versione global, è questa MIUI che secondo me Xiaomi deve un pochino alleggerire, soprattutto per il mercato occidentale, e deve un pochino raffinare meglio negli algoritmi di intelligenza artificiale, perché le foto scattate con questo smartphone sono fantastiche finché si utilizzano al massimo i sensori e le ottiche, ma quando entra in gioco questo maledetto software di Xiaomi Questo è quanto, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io sono Dario Calillo e ci vediamo al prossimo video su Jitsi.